Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. La nostra attenzione oggi si focalizza sulle attività dei giovani, sulla realtà della scuola, in particolar modo con l'esperienza della consulta provinciale degli studenti e delle scuole in rete. Sono infatti tornati a trovarci Franco Chemello, docente referente delle scuole in rete. Ben trovato, professore. Salve. Accompagnato da Gianna Drao, che è una studentessa, ma in particolar modo è la vicepresidente della consulta provinciale degli studenti di Belluno. Ben trovata, Gianna. Salve. Tante cose di cui discutere, professor Chemello. Ritorniamo a parlare delle tante progettualità che le scuole in rete portano avanti a beneficio della collettività, ma con un occhio di riguardo ovviamente per i giovani. Mi riferisco ad una recente iniziativa che ha coinvolto anche le realtà, le istituzioni, le associazioni di categoria, i cittadini, per il futuro, un futuro più sostenibile del territorio, giusto? Giusto, ci siamo trovati abbiamo chiamato la comunità, il titolo era Dai giovani l'ultima chiamata, perché sui giovani cadrà tutti i benefici di quello che programmiamo oggi e il peso di quello dei nostri errori o dei nostri comunque debiti o investimenti che dovremo fare per cambiare strada. E quindi era il caso di incontrarsi tutti quanti con le varie associazioni, con la politica locale e non soltanto, perché c'era anche appunto il ministro D'Incà, quindi Federico D'Incà, quindi c'era anche la politica nazionale in qualche modo, attorno a questi giovani locali, la consulta provinciale degli studenti, gli studenti delle scuole in rete che hanno partecipato molto. In modo 1600 erano collegati sostanzialmente in questa giornata in cui si cercava di capire se la tecnologia ci potrebbe salvare e quale strada prendere quindi per una sostenibilità, quindi per un futuro sostenibile senza ovviamente perdere il nostro benessere, ma anzi aggiungendo benessere. E questo è un quesito molto difficile che abbiamo tentato di sciogliere con degli esperti come Fabio Orecchini, che insegna su due università a Roma, è un esperto proprio di energetica, di tecnologia applicata alla sostenibilità, oltre ad essere anche un giornalista e anche ad avere un sito proprio che parla di questo. È anche un interlocutore delle istituzioni proprio perché è un super esperto, insieme anche ad Andrea Santiangeli che lavora con lui nel campo appunto dell'energetica, cioè dell'energia applicata in qualche modo alla ricerca per la sostenibilità. Abbiamo delineato un quadro e il risultato è che la tecnologia c'è. Il problema è che ci devono essere anche le decisioni politiche e anche le decisioni individuali perché si deve fare di più rispetto a quello che è stato, di quello che è previsto ad ora, si deve fare di più per spingere sull'acceleratore. Ecco, mentre noi parliamo, professore, la interrompo, stiamo vedendo, grazie all'aiuto della regia, anche alcune immagini di quel collegamento che si è svolto ovviamente in modalità online, quindi perché nel rispetto delle misure non ci si può incontrare ancora in tanti e quindi c'è stato questo collegamento virtuale, ma un incontro molto importante, no? Per quello che è proprio questo patto a beneficio del nostro futuro, un patto intergenerazionale, come è stato chiamato. Certo, e infatti abbiamo voluto anche chiamare i rappresentanti ad esempio della Confindustria, della Confartigianato e anche della Confedilizia, la Confagricoltura non ha potuto partecipare, ma insomma poi gli attori economici e associazioni di categoria che potrebbero essere coinvolti appunto in questa riflessione, ma poi c'era anche il Vescovo, c'era anche ovviamente il dirigente dell'ufficio scolastico, c'erano il presidente Roberto Padrin, l'assessore all'ambiente Deola, perché abbiamo anche parlato del progetto voluto fortemente dalla consulta provinciale degli studenti, è nato all'interno dei percorsi delle scuole in rete di approfondimento appunto delle tematiche ambientali, il progetto del Belluno Provincia Carbon Neutral. Un Ecco, progetto, sì.
Allora, lascerei, coinvolgerei subito anche la nostra studentessa Giana per raccontarci quindi di questo progetto, dato che è partito proprio da voi, dalle scuole, dalla consulta provinciale degli studenti. Sì, è un progetto che abbiamo ereditato in realtà perché è partito prima del mio mandato e del mandato degli altri studenti che quest'anno sono in consulta. È un progetto a cui teniamo molto, a cui siamo stati veramente felici di partecipare e di vedere realizzato alla fine. Perché comunque noi come studenti non solo, come veniamo definiti, siamo i perditempo che vogliono andare a fare scioperi per saltare le scuole, ma quando c'è da mettere la testa, da mettere l'impegno, siamo i primi. Come ha detto il professore, abbiamo scritto sia una lettera alla provincia per quanto riguarda la giornata della sostenibilità, ma anche una lettera a tutti i presidi per diciamo, sollecitare e incentivare la partecipazione di tutti coloro che volessero partecipare. Perché nella nostra scuola, per esempio, si è riscontrata una grandissima voglia di partecipare all'incontro, ma magari delle difficoltà di comunicazione con i docenti che la vedevano solo come un pretesto per saltare le lezioni. Abbiamo provato ad avere un dialogo, diciamo, con il corpo docenti per permettere appunto a tutti quei ragazzi che volevano partecipare di partecipare. L'incontro è stato anche molto apprezzato e siamo molto felici. Qual è l'obiettivo di questo progetto Carbon Neutral? Beh, l'obiettivo è quello principale di sollecitare, di sensibilizzare su un tema che è molto importante ed è diciamo, un passo effettivo sul piano ambientale, perché gli studenti, oltre agli scioperi, oltre a tutto ciò che si può fare parlandone, facendo la raccolta differenziata, possono anche fare questo, cioè dei passi a livello anche politico per un, diciamo, un futuro più C'è sostenibile. una grande sensibilità, no, dei giovani, anche dal tuo punto di vista, Giana, per quello che è l'ambiente, per quello che è il rispetto soprattutto del territorio che ci circonda. Sì, certo, anche perché noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che comunque ha le sue bellezze, le sue ricchezze, quindi magari in particolare noi sentiamo questa sensibilità, siamo circondati dalle meravigliose Dolomiti, ovviamente ci teniamo al nostro territorio e ci dispiace che stia avvenendo questo fenomeno che appunto prevede l'abbandono di questo territorio da parte di tutta la popolazione giovanile. Ovviamente per quanto ci dispiaccia è comunque inevitabile finché permangono determinate condizioni. Noi stiamo cercando di cambiarle affinché si possa ancora godere delle bellezze del nostro Certo, territorio. tante piccole gocce che vanno a alimentare questo mare della responsabilità collettiva, no? Che ci coinvolge Esattamente. tutti. Senti Gian, sono curiosa, anche all'interno dei social, nelle conversazioni WhatsApp o comunque nelle vostre conversazioni a scuola, ne parlate come ragazzi? Discutete di Sì. queste tematiche? Certo, magari sono state più discusse in periodo scioperi, magari ancora quando non c'era l'emergenza Covid, però tuttora in realtà sono oggetto di discussione. Anche il fatto che, per esempio, i rappresentanti di istituto tendino sempre a incentrare, diciamo, quello che è il merchandising d'istituto sul tema ambientale, quindi con il rifornimento di borracce, con il logo d'istituto, insomma. Sì, delle borracce o comunque tutti dei piccoli gadget e cose del genere che comunque richiamano al tema e che vanno comunque a sensibilizzare. Poi comunque nella nostra scuola c'è sempre la politica della raccolta differenziata. Quindi si comincia da giovani, no? Sì, Per avere un questo impegno sì. importante per il territorio. Professor Chemello, venendo ad un altro tema per quanto riguarda l'attività delle scuole in rete, oltre ulteriori opportunità rivolte ai giovani sono stati gli incontri, per esempio, con personaggi prestigiosi di spicco come Carlo Cottarelli e Antonio Ferrari. Sì, con Carlo Cottarelli abbiamo parlato appunto sempre di giovani, abbiamo parlato anche di futuro, relazioni con l'Europa e il Next Generation EU, che noi chiamiamo tutti Recovery Fund, in realtà dovremmo chiamare veramente Next Generation EU perché sono politiche per i giovani, visto che sui giovani ricadranno poi i debiti, quindi, e quindi succo un pochino del discorso, è stato anche abbastanza tecnico, ma è comunque sempre tutto disponibile sul sito studentibruno.it, quindi invitiamo tutti comunque ad andare a vedere e approfondire perché non riusciamo appunto a raccontare tutto, ma
Una cosa importante che ha detto Carlo Cottarelli è che bisognava e che bisogna investire di più in ricerca, sviluppo e formazione, che è anche il tema appunto della giornata della sostenibilità in qualche modo, no? Quindi investire di più, perché poi in realtà e prendere una decisione, una direzione precisa e decisa, perché in realtà quello che stiamo decidendo adesso è già insufficiente. Ci ha fatto vedere proprio la scienza, ce lo dice, e la tecnica c'è. La tecnica c'è, bisogna però prendere delle decisioni precise. Quindi bisogna avere più coraggio, e soprattutto nella scienza. E quindi il tema della scienza. Ecco, è un tema che ci sta poi particolarmente a cuore, scienza, informazione, perché ci sono veramente delle fake news, ad esempio tornando al tema della sostenibilità, il fatto che i pannelli consumino più energia nella produzione di quanto ne producono è una fake news che è girata per molto tempo. Allo stato attuale consumano il 10%. Nella produzione rispetto a quello che produrranno, se poi quell'energia arriva da fonti rinnovabili, vuol dire proprio che l'impatto è zero, e comunque la tecnica sta andando avanti, quindi tutto sta migliorando moltissimo, e quindi la prospettiva c'è, e va soltanto percorsa. L'altro L'altro approfondimento invece con approfondimento Ferrari. con Antonio Ferrari, un giornalista del Corriere della Sera, espertissimo di Medio Oriente, ha conosciuto praticamente tutti i personaggi più importanti dell'area che va dai Balcani al Nord Africa. Ecco, con lui abbiamo voluto fare un po' un approfondimento su quel tema che era molto caldo, e abbiamo anche coinvolto il rabbino di Firenze, Joseph Levi, poi era con noi anche l'imam della comunità islamica di Belluno, e anche il delegato diocesano poi della nostra diocesi per il dialogo interreligioso, Don Giuseppe Bratti. E la cosa bella è che dopo questo approfondimento, questo confronto tra i nostri giovani e queste personalità, queste persone, proprio chiuso il collegamento, abbiamo visto sui giornali che era scoppiata la tregua, diciamo così, per una volta. Ecco, anche qui questo conflitto è paradigmatico, che andrebbe veramente studiato da tutti, perché insegna come la violenza porta violenza, e che non c'è pace senza giustizia, e che per la pace bisogna anche saper tornare indietro, cioè bisogna anche saper perdonare, perché se il conflitto continua ad avvitarsi poi diventa sempre più difficile. Quindi anche insegna a tutti quanti anche a tentare di appunto fare la pace subito, prima che sia troppo tardi, quindi anche accedere subito a qualcosa, perché dopo potrebbe essere sempre e comunque peggio. E poi E nella carrellata, professore, delle recenti iniziative, delle ultime iniziative appunto messe a punto dalla vostra realtà, troviamo anche un particolare tour virtuale. sì, come dicevo, che ci interessa molto la scienza, perché qui purtroppo siamo nel 2021, ma ci sono troppi terrapiattisti di tutti i sensi, troppe fake news, e vi dicevo, la tecnologia c'è. Abbiamo fatto un tour virtuale apprezzatissimo dai ragazzi delle scuole presso l'Agenzia Spaziale Europea, precisamente la sede dell'ESTEC, che si trova a Noordwijk, in Olanda, che già avevamo visitato realmente, purtroppo non si poteva visitare fisicamente, abbiamo fatto un tour virtuale. Ci hanno comunque raccontato come, hai fatto vedere poi, come già adesso l'Agenzia Spaziale Europea sta progettando di andare sulla Luna, costruire degli insediamenti umani sulla Luna. E quindi ci ha fatto vedere tutte le tecnologie che si stanno sviluppando per lo spazio, ma che poi avranno ricadute anche poi in concreto anche sulla Terra. Allora, noi abbiamo soltanto un pianeta A, interessantissimo ovviamente andare sulla Luna per sviluppare tecnologie, e perché questo può dare una mano anche a studiare, come già si sta facendo per studiare la Terra. Però la tecnologia, la scienza già è un buon punto, bisogna però crederci, e soprattutto bisogna investire
perché la possibilità per salvarci deve venire anche dalla scienza, dalla tecnologia, perché finora l'abbiamo utilizzata male, insomma ci ha portato fuori strada, dobbiamo ritornare in un percorso corretto che permetta all'uomo di rimanere su questa terra senza autodistruggersi, senza distruggere appunto l'ambiente in cui vive. Perché sarebbe veramente l'assurdità, ma l'assurdità arrivano quando non si ha una programmazione a lungo termine, quando si pensa all'immediato domani e non al Ci deve futuro, essere appunto una quando non si investe sui progettazione sui giovani giovani. meravigliosi. Chiudiamo proprio con Giana, quindi con i giovani. Siamo in finale, Giana, ma dacci così una tua impressione. Abbiamo sentito tanti incontri, tante iniziative, tanti appuntamenti anche con personaggi prestigiosi del mondo politico, delle associazioni, delle istituzioni. Un tuo commento su queste opportunità che le scuole in rete Beh, danno. sicuramente sono delle, come hai già detto, delle grandissime opportunità che noi, come anche rappresentanti, abbiamo deciso di proporre a tutto il corpo studentesco. La più grande soddisfazione è vedere l'apprezzamento di tutti i ragazzi nei confronti di questi incontri, perché poi vengono fatte numerose domande, richiesti numerosi approfondimenti e quindi si percepisce il reale interesse degli studenti e questo può solo che farci piacere. Benissimo, allora buon lavoro ovviamente per Grazie. voi, per le vostre attività, grazie per essere stati ancora con noi e ci ritroveremo per parlare del proseguo delle iniziative. Grazie professor Chemello, grazie Giana. A voi tutti buona continuazione d'ascolto, arrivederci.